Ciao amiche e ciao amici, come disinfettare le ferite del passato? Noi nel passato siamo sempre stati coinvolti da situazioni che in qualche modo ci hanno ferito. È inevitabile che ognuno di noi ha avuto delle ferite, spesso all'interno della famiglia d'origine. In un modo o nell'altro, chi più chi meno si è vissuto l'abbandono, ma non perché i genitori volessero abbandonarti, ma perché ci saranno stati sicuramente degli episodi. Pensate ad esempio a che abbandono può vivere un bambino piccolo, che ne so, che si perde in un centro commerciale, per dire, e i genitori magari lo ritrovano dopo un quarto d'ora, no? Però in quel quarto d'ora lì per lui è un senso di abbandono fortissimo. Gli episodi possono essere mille, quasi inevitabili. Poi ognuno, diciamo, a seconda di tante cose, io credo non ultimo anche di aspetti karmici, li vive in modi diversi. Però diciamo che le ferite in qualche modo ci sono. E il brutto è che queste ferite continuano a sanguinare oggi, che siamo persone adulte, completamente diverse, non abbiamo più, diciamo, la paura di perderci al supermercato, al centro commerciale, per dire, però ancora siamo condizionati da questo passato. Quindi è necessario, diciamo, potremmo dire attraverso un atto cerimoniale, chiudere questa gestalt del passato e andare oltre, perché se no, se non altro, sprechiamo un sacco di energie in qualcosa che è obsoleto, in qualcosa che non esiste più. Quindi dobbiamo, diciamo, andarcelo perlomeno a rivivere in qualche modo, anche ripensandoci, ripensando a queste situazioni, facendoci un viaggio mentale nel nostro passato alla ricerca di queste emozioni che hanno condizionato la nostra vita. Ce le riviviamo, piangiamo, le tiriamo fuori e poi non ci pensiamo più. Il pianto, le lacrime sono un po' come un disinfettante che, se lo facciamo consapevolmente, riesce a disinfettare le nostre ferite e una volta che sono disinfettate, poi si cicatrizzano e ci serviranno, come a quel punto lì ci serviranno per indicarci dove siamo stati, non dove dobbiamo andare. Quindi le nostre ferite, le ferite del passato devono appunto essere testimonianza di ciò che è stato, ma non essere, diciamo, un punto di arrivo per dove dobbiamo andare. Noi dobbiamo andare in direzione completamente opposta. E quindi, se ci prendiamo del tempo e ci facciamo questo viaggio nel nostro passato emotivo, riusciamo a disinfettare tranquillamente queste ferite e far sì che non siano più attive e che non condizionino più la nostra vita nel presente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!